2013 una spesa di 300.000 euro che andrà a riqualificare gli impianti sportivi. Questo io credo che sia in coraggiosa controtendenza rispetto a quello che probabilmente sarà il trend dei prossimi anni delle amministrazioni comunali, che in questa situazione credo che abbiano difficoltà a programmare gli interventi e delle opere pubbliche per i successivi anni a venire. Grazie. Grazie, consigliere Mascia. Chiedo adesso interventi. Prego, consigliere Santini. Grazie Presidente, solo alcuni passaggi perché la delibera che ci apprestiamo a votare ha il sapore di una delibera, diciamo, tecnica, che è un passaggio formale obbligato a questo periodo dell'anno per andare a tirare fuori i conti e fare gli ultimi aggiornamenti. È già stato sottolineato come l'elemento che guida un po' l'affrontare ogni volta questo genere di delibere sia la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, quindi una gestione del comune in un contesto difficile, di minori risorse, di ristrettezze, mi viene da dire di maggiore domanda di servizi da parte dei cittadini, perché le stesse ristrettezze cadono anche su tutte le famiglie e ne abbiamo di mercate di famiglie che faticano a mantenere il lavoro o a trovarlo dove lo hanno perso, quindi famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di prezzi in aumento con risorse in diminuzione. Rispetto a questa cosa qua noto solamente alcune voci su cui avrei voluto vedere una incidenza particolare, comunque vorrei sottolineare la prima, che riguarda sempre il mondo legato all'edilizia e alla costruzione come una delle risorse che il comune si trova a dover spendere per far fronte alle uscite. È una cosa, a mio avviso, ma mi sembra in qualche modo anche condivisa, poi forse lo vedremo nei passaggi successivi sulle prossime deliberazioni, quella di esercitare un'attenzione al territorio, quindi andare a preferire le ristrutturazioni rispetto a quello che è la nuova costruzione. Questo però ovviamente incide su una delle fonti che abbiamo visto essere tra le più frequenti per le entrate del comune. Abbiamo deliberato a seguito della commissione del 26 settembre, quindi il consiglio dovrebbe essere stato per il 30 settembre, un'entrata contributi da privati su crediti urbanistici di 500.000 euro. Adesso, a distanza di 2 mesi, questa entrata si riduce a 400.000 euro, quindi evidentemente su questa operazione c'è stato qualcosa che ha richiesto un intervento di riduzione. Altre voci che possono saltare all'occhio sono voci dell'ordine delle migliaia, delle decine di migliaia di euro relative alla gestione di carta, sostanzialmente gestione di fotocopiatrici, quindi gestione di spese di questo tipo, e alcune voci di spese relative al trasporto di questa carta, quindi le operazioni di notifica cartacea. Da quando questo consiglio si è insediato, all'incirca, che stiamo cercando di arrivare a una gestione elettronica dei documenti. Io credo che su questo tipo di interventi si debba spingere con maggior vigore. Questo da parte di tutti, quindi sia dei consiglieri nel dotarsi delle necessarie strumentazioni per poter gestire gli atti in formato elettronico, sia ovviamente da parte dell'amministrazione nel vedere il documento elettronico come un documento in tutto sostitutivo di quello cartaceo e quindi ugualmente sicuro da gestire e sicuramente più economicamente pronto nell'essere diffuso. Un'altra voce che in qualche modo disturba la lettura di questo assestamento generale di bilancio è quella relativa al capitolo 1226/0, dove viene portato in aumento di una retribuzione del risultato poco più di 1.000.000 euro. Perché faccio questo tipo di sottolineatura? Credo che, come abbiamo già avuto modo di verificare, quando abbiamo discusso quello che era il piano dettagliato degli obiettivi e quindi tutta la metodologia di misura delle performance, che sia corretto all'inizio di un anno stabilire quelle che sono le cifre che devono andare in premio al raggiungimento degli obiettivi e che poi se non vengono modificate.
così come trovo che rispetto alla gestione del comune in uno scenario, come ho detto all'inizio, di richiesta maggiore di servizi, di famiglie che si trovano a dover far fronte alle spese senza prospettiva di aumento di reddito e di minori entrate da parte del governo centrale, sarebbe auspicabile vedere voci come quelle relative alla riduzione dei costi del Consiglio Comunale e della Presidenza del Consiglio, più che vedere voci di aumento di retribuzioni legate appunto a questo genere di meccanismi. Grazie. Grazie, consigliere Sartini. Chiedo se sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, do la parola al sindaco per l'eventuale replica. Sono interventi? No. Prego, consigliere Andreoni. Io volevo fare un po', giustamente la signora Masci ha fatto un intervento a favore di quello che è stata il bilancio, la politica del comune da ora in poi e quello che è stato fino ad oggi. Io, cioè, intervento da cittadino, non vedo tutta questa efficienza, onestamente, perché ultimamente sono apparse anche fotografie di marciapiedi rotti, cioè, le solite mancanze che ci sono, non mi sembra un quadro così. Io so anche di ammettere da parte del comando della scuola che si lamentano per la mancanza di collaborazione, poi sono più preciso più avanti questo raccolto di dati da parte del comune, eccetera eccetera. Non mi sembra un vivo a Ruginello, manca la programmazione da 15-20 anni sulla frazione, anche quando i fondi c'erano e non si era in una situazione così di crisi, tutto qui non si un quadro così di lì, ecco. La situazione dei mercati, dei cittadini dei mercati. Grazie consigliere Andreoni. Prego consigliere Corsi. Dunque, nel mio intervento a seguito del dibattito che ho seguito sono stato stimolato ad una riflessione che pongo a tutti i presenti, compresi chi sta nel pubblico. Io in questi primi mesi da che sono stato eletto consigliere comunale ho avuto modo di confrontarmi con la gente, con i cittadini, penso con i miei elettori, in modo particolare mi riferisco a quelli della mia frazione, ai quali io ho dovuto, per impegni presi in campagna elettorale, relazionare alcuni temi importanti che riguardano quello che sto imparando, quello che sto sentendo, quello che sto seguendo, e inevitabilmente ho dovuto toccare il tema così d'emergenza come quello delle ristrettezze economiche, delle fatiche che il Comune sta facendo, proprio in riferimento al fatto che probabilmente queste ristrettezze economiche iniziano a sentirsi, a vedersi, e probabilmente sono motivo di lamentele da parte dei cittadini che a questo punto io penso possano avere la possibilità di cavalcare l'onda del disagio che mi pare sia vissuto in termini non solo locali ma in modo abbastanza evidente dalla cronaca che seguiamo, dal dibattito politico, dalla situazione nazionale, riguarda un po' tutto il mondo del nostro continente europeo. Dall'Europa mi passo poi a fare una sorta di sillogismo con quello che può essere l'esperienza che vive il cittadino più semplice, magari di una frazione, in seguito a queste condizioni di difficoltà. Io mi permetto di proporre in termini così, non dico colloquiali, ma in maniera molto semplice, di provare a trasformare un momento di disagio in un momento di rinascita. La rinascita che vede coinvolto il cittadino in prima persona che, facendo esperienza di un disagio che questa volta lo coinvolge direttamente, tangibilmente, dica forse
è tornato il momento in cui io come cittadino mi invento qualcosa, lo dico sapendo di suscitare magari qualche protesta così spontanea, mi invento qualcosa per contribuire a supplire quei servizi che magari l'amministrazione non riesce più a darmi, ma che magari possono essere l'occasione per ricostruire una comunità che lavora per migliorare le proprie condizioni, che restituisce al cittadino un senso di partecipazione civica che io modestamente, magari indegnamente, leggo come carente, come se l'istituzione fosse una vacca da mungere, ma come la Bibbia ci insegna, ogni tanto la vacca è anche magra e quindi se la vacca è magra bisogna andare a prendere il latte o inventarsi qualcos'altro, perché di latte non ce n'è più, insomma. Io penso che valga la pena trasformare un momento di disagio in un momento di nuova partecipazione. Sono tante le iniziative che si possono proporre, la partecipazione a una condivisione, un lavoro che è volto all'ecologia, all'assistenza a chi ha più bisogno, attraverso forme nuove di volontariato che collaborano anche con un'amministrazione pubblica. Insomma, io penso che per esempio le consulte dei vari quartieri vadano rilanciate come luogo dove il cittadino prende coscienza dei problemi e propone anche lui delle soluzioni, senza aspettare che magari qualcuno dall'alto arrivi con soluzioni meravigliose che, come sappiamo, al momento magari non ci sono. Grazie Presidente. Grazie consigliere Corussi. Prego consigliere Tagliani. Io ho due minuti per interloquire con i Corussi, ma in modo che ne ho il regolamento lo consente, quindi rivolgendomi in generale all'Assemblea. Condivido pienamente quanto detto, nel senso che siccome dobbiamo venirne fuori in qualche modo, la situazione in cui ci si trova, ritengo però che la politica, che sto parlando ovviamente non di mercati, abbia ovviamente delle responsabilità rispetto al momento, al modo e al momento che stiamo vivendo, al modo in cui siamo arrivati a questo momento. Penso che, uso uno slogan che ovviamente non è di mercatese ma in carattere nazionale, bisogna ricostruire la politica un po' da capo in questo paese, nel senso che se la soluzione locale può essere quella vista da Nicolucci, quella di rivitalizzare un po' le consulte di quartiere, io più generalmente dico che può essere uno strumento ovviamente, dobbiamo fare in modo che la politica torni a parlare ai cittadini, cioè dobbiamo eliminare quello scollamento che ormai è sotto tutti gli occhi, sotto gli occhi di tutti, che c'è tra il paese e la classe dirigente, cominciando magari a creare una classe dirigente che più che preoccuparsi di adunare chi gli sta sopra si preoccupa dei problemi che arrivano da sotto, perché la selezione della classe dirigente ormai è ferma da 15 anni in questo paese per i modi con cui è stata portata avanti la selezione della classe dirigente, cioè non è stata fatta selezione ma è stata fatta cooptazione dei cortigiani di turno rispetto ai capelli che c'erano ai livelli superiori. E questo è diverso, di impoverimento di questa democrazia porta situazioni di tensione sociale e di rifiuto della politica. Bisogna riscoprire la politica, bisogna modificare, secondo me, l'assetto anche costituzionale e di riforma, in questo senso, delle istituzioni rappresentanti i cittadini, rivalorizzandole, facendo un po' una marcia indietro rispetto a questa forzature che ci sono state negli anni di concentrare molto l'attenzione sugli organi esecutivi, lasciando così in secondo piano quelli che sono gli organi rappresentativi dei cittadini, per cui di fatto i cittadini si vedono di fronte dei leader di cui poi si annoiano magari anche un po', e va a finire che non essendoci più nulla di intermedio tra i leader e i cittadini stesso, di fatto manifestano sfiducia nei confronti di tutta la classe politica, e questo era inevitabile. Su tutte le riflessioni che ci sono sul tappeto, ritengo che
Questo tra l'altro, e ho finito, chiedo scusa se ho ritengo semplicemente così di chiudere dicendo che secondo me queste modifiche non potranno che essere apportate, queste riflessioni che essere portate avanti con il superamento di un bipolarismo che di fatto forzoso e cattivo che secondo me ha fallito negli ultimi 15 anni in questo paese. Io ringrazio inclusiva che ho suggerito dei temi un po' pregnanti. Grazie consigliere Cagliani. Se ci sono altri interventi, prego consigliere Alessandro. Grazie presidente. Ma io volevo evidenziare che questo assestamento di bilancio vabbè, porta innanzitutto, come sempre succede nei mercati, il bilancio in pareggio, diciamo, alla fine dell'anno. Quest'anno si rispetta anche il patto di stabilità, quindi credo che in una situazione economica e finanziaria come quella che abbiamo vissuto quest'anno, cioè questo voglio dire che l'amministrazione ha fatto veramente salti mortali, cioè per riuscire a sistemare i conti e per riuscire ad arrivare poi alla fine dell'anno con i conti a posto. Io non, sinceramente non starei a fare tante discussioni sull'efficienza o meno dell'amministrazione. Io credo che l'assessore Fumagalli, se potesse derogare dal patto di stabilità, forse di marciapiedi e di strade ne riparerebbe molte di più di quelle che vengono riparate. Noi in questo momento stiamo già strozzando le aziende, diciamo, che forniscono servizi al comune perché non possiamo pagarle, proprio a causa del patto di stabilità. Evidentemente non possiamo neanche spendere dei soldi in più, diciamo, per fare dei lavori che potrebbero servire e anche a volte essere necessari, perché i soldi non se ne possono spendere, perché esiste il patto di stabilità. Tra l'altro vorrei anche ricordare che della stessa Lega Nord, quando era al governo, aveva più volte sollevato questo problema. Molti suoi esponenti di rilievo che hanno fatto, sia parlamentari sia sindaci, ricordo per esempio anche il sindaco Fontana, che era presidente dell'ANCI Lombardia. Però poi a livello di governo niente di fatto, no? Cioè quello che si dice a Pontida poi a Roma non viene fatto. Per cui prima di tirare in ballo questioni che riguardano la presunta o meno efficienza dell'amministrazione, forse bisogna anche cercare di analizzare quali sono le motivazioni che impediscono all'amministrazione di portare avanti certe operazioni, certe opere. Ci sono tantissime opere, lo sappiamo, che sono state cancellate, dovranno essere cancellate perché non possiamo spendere i soldi. L'anno prossimo la situazione forse sarà anche peggio di quella di quest'anno, perché quando dovremo pagare i soldi per la bananina, a quel punto forse avremo esaurito tutto quello che si potrà spendere a causa appunto del patto di stabilità, e forse saremo ancora peggio di oggi perché i soldi non potranno essere spesi. Per di più viviamo in una situazione in cui le risorse diminuiscono sempre meno, come la consigliera Mascia ha già accennato, nel senso che in questi anni il presunto federalismo ha funzionato esattamente al contrario di come doveva funzionare, è stato in realtà un centralismo sempre più accentuato, togliendo risorse comuni ai comuni, diciamo, per quel minimo di autonomia finanziaria che in precedenza avevano. Io volevo far rilevare, come già stato detto in precedenza, in questo assestamento di bilancio, quella voce di 55.000 euro che derivano da un incremento della raccolta differenziata. In una giornata in cui abbiamo assistito all'arresto di altri esponenti politici del Consiglio regionale Lombardo, in cui si è scoperchiato tutta una serie di organizzazioni di malaffare che portava rifiuti tossici nella, diciamo, nella costruzione dell'autostrada della Bredemo, il fatto che un comune, così come tanti altri comuni non va a rifare, ma per carità adesso non voglio dire che il comune di Mercante sia al top dell'eccedenza rispetto ad altri, il fatto che un comune in grado di seguire un percorso virtuoso nella raccolta dei rifiuti, ma un'intera differenziata, portando a casa delle risorse con
consistenti, perché 55.000 euro in questo periodo sono una risorsa assolutamente consistente, molto elevata, e porta a casa risorse per il comune e quindi per gli cittadini, quindi a beneficio di tutta la comunità, cioè lo ritengo un'operazione veramente eccellente che è stata fatta quest'anno, che ha ecceduto largamente le previsioni che all'inizio dell'anno erano state fatte per quanto riguarda questo capitolo di entrate. Quindi io ritengo che questo assestamento di bilancio dimostri ancora una volta la capacità di questa amministrazione di gestire l'emergenza, perché siamo in emergenza dal punto di vista finanziario, per cui ritengo che sia assolutamente doveroso essere favorevole. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Alessandri. Prego Consigliere Assi. Grazie Presidente. Sul fatto che siamo in emergenza ce ne siamo accorti tutti, penso, e sul fatto che i soldi siano sempre meno per gli enti pubblici, penso che ci siamo accorti che non è soltanto un'imposizione del governo centrale italiano, ma arriva ben più dall'alto, dall'Europa, questa imposizione, perché lo vedremo con la manovra che ci arriverà a breve. Cosa dobbiamo fare per riuscire a stare entro il mercato europeo comune, euro e tutto quello che ne concerne. Quando sento dire che l'assessore Fumagalli potrebbe spendere molto di più se noi uscissimo dal patto di stabilità, è vero, noi siamo usciti dal patto di stabilità in passato, in questo documento leggo che sono 60.417 euro le sanzioni che noi dobbiamo pagare per essere usciti dal patto di stabilità, che vanificano, anzi con uno scarto di 5.000 euro ancora, 55.000 e passa euro che i cittadini di Rimercate hanno fatto risparmiare al comune di Rimercate. Il comune, togliendo i cassonetti e via dicendo, però sono i cittadini che con la loro bravura fino adesso hanno differenziato diversamente e ha fatto rientrare questi soldi nelle casse comunali. Quindi grazie ai cittadini di Rimercate andati in questa direzione si può fare ancora di più, l'abbiamo visto nel tour che i consiglieri comunali e gli assessori hanno fatto settimana scorsa su iniziativa dell'assessore Boccoli, del sindaco adesso dell'assessore Fumagalli, ecco stavo scusatemi, comunque grazie mille perché ci ha permesso di capire ancora meglio dove e in che direzione si può andare per risparmiare soldi. Comunque detto questo, è vero, i finanziamenti magari delle regioni sono in calo perché sono in calo, ma so anche che per quanto riguarda il patto di stabilità la regione verrà incontro ai comuni con un altro aiuto, poi il sindaco Savracori del Piccolo lo spiegherà meglio, perché anche la regione non è messa benissimo e quindi comunque sta facendo un qualcosa per aiutare i comuni della sua regione a stare entro il patto di stabilità con dei soldi, dandoci degli euro. È anche vero che la bananina, dovessimo farla l'anno prossimo, sarà un problema perché ci mangiamo una fetta considerevole degli investimenti e dovremmo bloccare magari degli altri. Però non voglio tornare su quanto tempo siamo stati in ballo con questa bananina. L'avessimo finita tanto tempo fa non saremmo qui neanche a parlare. Comunque, tornando alle spese fatte da questo comune, l'assessore Fumagalli, se non avessimo fatto quel, tra virgolette, vulcano, perché ormai ha preso le sembianze di un vulcano che c'è all'area feste, che è la copertura dell'area musicale, avremmo risparmiato 150.000 euro se non sbaglio alla fine. Questi 150.000 euro potrebbero andare a tappare i buchi nelle strade di Mercatesi o, anziché toglierli dall'edilizia scolastica per il 2013, lo so che adesso qualcuno dirà tanto che nel 2013 faremo il tempo a fare le variazioni di bilancio, fare tutto quello che vogliamo, però sta di fatto che stiamo togliendo soldi dalle scuole per metterli nel centro sportivo che ha visto una frenata, non col freno a mano, con tutte le possibili possibilità di frenata su un progetto ennesimo che è stato rivisto per poter mettere delle pezze a un progetto sbagliato, perché è tutto fermo e dovrà ripartire con l'aggiunta di soldi comunali e un allungamento di quelli che sono gli anni di gestione di chi ha vinto l'appalto, da 25 a 28, se non ho capito male.
Quindi è vero che questo è un bilancio praticamente da, da approvare, ma lo approvate voi perché noi siamo sempre stati contrari a molte delle vostre scelte, quindi non potendo rescindere, logicamente non vi daremo parere favorevole. Però qualche cosa dovrete pur fare in futuro, ascoltare, come diceva l'assessore Nicolussi, un po' di più i cittadini, che invogliati magari da questo verranno anche invogliati a, a collaborare di più. È vero, molti cittadini pensano che la cosa pubblica sia dovuta e quindi loro possano prendere a piene mani senza dar niente. Il senso civico non è dei migliori, se dovessimo riuscire a recuperarne un po' tutti insieme, tirando l'esempio anche noi consiglieri, sarebbe una bellissima cosa. Io mi rendo fin d'ora disponibile sia a parlare di queste problematiche, perché ritengo che bisogna tornare a parlare di politica nei consigli comunali. Io quando ho detto all'assessore Riva prima che la delibera non era una proposta ma era una cosa già decisa, lo dicevo perché se ci sono stati 6 mesi di dibattito su quell'argomento, magari un passaggino in commissione a dirci qualche cosa prima di prendere una decisione al consiglio comunale, ai consiglieri comunali, io l'avrei fatto. L'avrei fatto perché la politica poi deve ricadere sul territorio tramite noi e bisogna parlare di queste problematiche con i cittadini. Quindi ben vengano tutte quelle iniziative che portano a coinvolgere i cittadini e farli tornare a parlare di politica. Grazie. Grazie, consigliere Assi. Se non ci sono altri interventi, allora, prego consigliere Brandati. Io vorrei risottolineare quello che già anche nell'altra seduta, quando abbiamo rivisto sempre il capitolo di, del bilancio, abbiamo voluto risottolineare, nel senso che è importante, al di là delle di questi numeri, di questi assestamenti che vengono fatti, io già l'altra volta chiesi le prospettive, perché è vero quello che dice il consigliere Mascia, si sono risparmiati questi soldi per la raccolta, però sarebbe stato interessante magari, a fronte di un'azione prevista, sia avvenuto questo, non dire abbiamo ottenuto questo senza sapere se è stata fatta un'azione preventiva per ottenerlo. Quindi questo può portare inevitabilmente alla, a far sì che il cittadino pensi ma è venuto per caso, proprio magari perché sono stati più bravi a fare certi tipi di raccoglimento. Questo è un esempio che voglio portare proprio perché ritengo importante quello che si è detto l'altra volta, cioè avere una pianificazione diversa, una visione diversa delle cose, definire in funzione degli obiettivi che voglio raggiungere, vedere dei piani d'azione, perché altrimenti si risulta sempre questi movimenti decisi poi a monte da, da qualcun altro, perché infatti noi siamo arrivati con una nuova amministrazione. Mi aspetto nel prossimo, quando ci sarà il nuovo bilancio, tutti quei punti che abbiamo discusso. Noi già più di una volta abbiamo definito il discorso legato agli incentivi per i dipendenti, abbiamo detto il discorso di recuperare dei soldi su certe azioni. Voglio vedere se nella stesura del prossimo bilancio verranno tenute conto di queste cose e in che modo, in modo tale che a quel punto possiamo valutare a distanza poi di un anno se le azioni intraprese hanno portato i risultati che abbiamo voluto, altrimenti rischiamo sempre di avere un qualche cosa che viene lasciato veramente al caso e non dà la certezza ai cittadini che quello faccia parte di una strategia controllata da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Brandati. Prego consigliere Franzosi. Grazie Presidente, solo una puntualizzazione. Io dico che non dovremmo reinventare l'acqua calda, molto più importante è come usarla, magari. L'acqua calda l'ha già inventata, la possiamo riusare. Dico che nulla viene per caso. Il miglioramento del, come giustamente ha detto Assi, sono stati i cittadini, il miglioramento del, della raccolta differenziata, sono stati tolti i cassonetti, ma c'era un piano, c'era qualcuno che guidava per togliere i cassonetti, c'era qualcuno che guidava per coinvolgere i cittadini che l'hanno capito e hanno collaborato. Nulla viene per caso.
Quindi io dico, va bene la seconda parte, ma dire che fino adesso si è andato al caso mi sembra reinventare l'acqua calda. Grazie. Grazie consigliere Franzosi. Se non ci sono più interventi, do la parola al sindaco per dare il video. Ma gli spunti del dibattito sono stati diversi. Io mi atterrei a un aspetto che è stato sollevato relativo a una voce anche poco significativa che riguarda, se vogliamo, presa in se stessa come modifica nell'assestamento, che è l'imputazione di un capitolo legato alla spesa del personale. Su questo devo dire che, siccome mi accorgo che rispetto al tema della composizione della retribuzione del personale del Comune di Vimercate, rispetto alla composizione in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, rispetto al tema dell'incentivazione, io credo che possiamo, registro probabilmente anche una mancanza di conoscenza rispetto all'organizzazione della nostra politica rivolta alla composizione dei contratti dei nostri dipendenti. Possa essere utile che facciamo un passaggio in commissione dedicato all'inizio di gennaio o nei capigruppo, adesso abbiamo magari un calendario serrato verso la fine dell'anno, per poter avere tutti gli elementi adeguati, posto che sulle singole voci chiedo se c'è la possibilità di non partire da una singola voce che riguarda una posta di bilancio per trarre conclusioni generalistiche come il tema degli incentivi piuttosto che la composizione piuttosto che i riconoscimenti aggiuntivi, posto che questo assestamento non ratifica e non sancisce alcun adeguamento contrattuale, nessun aumento contrattuale intervenuto in corso d'anno. Su questo, se troviamo un momento dedicato per poter spiegare anche come sono alcune dinamiche della contrattazione nazionale, della contrattazione decentrata, per come si è costruito negli anni, come avviene rispetto alla composizione della retribuzione del gruppo dirigente e quant'altro, io credo che possa essere un elemento di chiarezza per tutti, fermo restando nelle diverse competenze e responsabilità in relazione all'organizzazione e alla strutturazione della nostra, del nostro assetto contrattuale e, del nostro, e della nostra costruzione delle contrattazioni individuali. Questo lo credo perché siamo qui in una sede nella quale generalizzazioni rischiano evidentemente di in generale imprecisioni e costruzioni artefatte che magari possono trovare ben spiegazione, che peraltro i nostri uffici sono disponibili a spiegare in qualunque momento, che nell'interlocuzione del dibattito in aula è anche difficile poi circostanziare nel dettaglio, ma che però fanno riferimento a elementi di assoluta trasparenza che sono negli atti, che vorrei avere l'occasione per spiegare in maniera funzionale e articolata nel loro complesso, perché su questo possono generarsi generalizzazioni o visioni che sono poco rispondenti alla realtà e che vorrei non transitassero e non fossero veicolate in maniera inadeguata anche in aula. Su altre tematiche, andavamo un po' a memoria con il dirigente dell'area economico-finanziaria. Credo che il Comune di Vimercate abbia oggi a residuo degli anni precedenti spese in conto capitali per 11 milioni di euro, cioè opere che sono state previste nel piano di investimenti degli anni passati, sui quali sono state individuate le risorse, sui quali è in corso la progettazione, l'esecuzione delle opere o per le quali sono già state eseguite le opere e ci sono pagamenti da effettuare. Questo per dirvi qual è la dimensione rispetto al fatto di fossimo liberi dal patto di stabilità e avessimo la capacità
di tenere corso rispetto all'esecuzione di tutte le opere previste. Questa è un po' la dimensione che abbiamo, quindi questo è un dato che, salvo verifica più puntuale, credo debba essere tenuto in considerazione. Rispetto al tema del patto di stabilità, mi sono dimenticato di dirlo, l'ha ricordato qualche consigliere comunale, questo assestamento opera in una condizione per cui, anche stando lo stato dei pagamenti in corso, a fine anno si configura un'ipotesi di rispetto del patto di stabilità. A questo riguardo, il contributo dato dal cosiddetto patto di solidarietà regionale, cioè il fatto che virtuosamente la regione ha preso un pacchetto della propria disponibilità, dandola nella disponibilità dei comuni, non come trasferimento di risorse, ma come possibilità di maggior spesa per i comuni, allenta il vincolo del patto di stabilità per l'anno 2011 di circa 114.000 euro. Vi ricordo che nel 2009, quando abbiamo sforato il patto di stabilità, abbiamo sforato per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Questo per dare la dimensione di quanto esiguo, pur apprezzabile, ma quanto esiguo sia questo aiuto, tra virgolette, che ci dà la Regione Lombardia. Sul tema del contributo CONAI di oltre 55.000 euro, devo purtroppo smentire il consigliere Brambati quando lo attribuisce al caso e non a una progettazione. Noi abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno una operazione come quella dell'abolizione dei cassonetti dalle strade, per citarne una delle diverse che sono state attuate, che nell'attuarla abbiamo spiegato ai cittadini che avrebbe proprio generato un effetto di questo tipo. È un'operazione difficile che ha operato grazie alla grande collaborazione che moltissimi cittadini di Mercatesi, per moltissimi condomini, a volte anche assumendosi qualche onere diretto, ma credo con un maggior decoro della città e oggi con un risultato, io credo vada a contribuire a quel concetto di collaborazione e di cittadinanza che oggi ci consente di fare economie e di mettere a disposizione dei servizi che il Comune di Vimercate eroga alla città. Tutto tranne che improvvisazione, grazie a Dio, riguardo a questa tematica. Sul tema, e concludo, il fatto che ci sia un auspicio che sul bilancio 2012 vengano raccolte sollecitazioni. Noi, guardate, siamo molto attenti alle sollecitazioni costruttive che possono venire dal Consiglio Comunale, dalle commissioni e quant'altro. C'è evidentemente una responsabilità di presentazione del bilancio che è stata data a questa maggioranza e che questa maggioranza eserciterà secondo quelle che sono priorità che discutiamo, che valutiamo e che spieghiamo al Consiglio Comunale, sulle quali andiamo e andremo a chiedere il consenso di questo Consiglio Comunale, ma con una responsabilità evidentemente che è quella di far proprie le sollecitazioni che riteniamo confacenti al progetto di città che abbiamo, ma che magari possono non rispondere completamente a quelle che possono anche essere legittime aspettative di chi le sue proposte, spiegandole ai cittadini, non è stato premiato. Grazie signor Sindaco. Se siete d'accordo, io all'integrazione della replica del Sindaco ho visto anche il dibattito e le sollecitazioni che ci sono state questa sera. Darei brevemente la parola per una breve integrazione all'assessore Fumagalli. Prego. Grazie Presidente. Volevo solo soltanto tirato in ballo da tutti. Allora volevo così, ma in modo molto sereno, dare qualche informativa maggiore ai consiglieri e ai cittadini presenti. E siccome ho sentito il consigliere Andreoni parlare di un disagio del quartiere di Uncinello, ecco, devo dire che io settimana scorsa ho incontrato i presidenti del quartiere, consulte alle quali ho perso conto di quante assemblee ho fatto, e ai quali ho rappresentato la necessità di ripartire con gli incontri in modo tale da riaprire un dialogo. E questo malessere che ho sempre ripreso qui il consigliere
Andreoni, l'ho sentito anche dal rappresentante della Presidente, quella sera non poteva essere presente. Io però volevo ricordare a tutti che da Ruginello, negli ultimi 3 anni, abbiamo messo in piedi un asilo nido, abbiamo fatto 2 piste ciclopedonali, una a completamento del collegamento via Diaz, via Cadorna, una a completamento di via Goito con la rotatoria, alla quale abbiamo completato l'impianto di illuminazione pubblica, abbiamo rifatto una piazza, rifaremo appena è possibile farlo via della rimembranza, e sì, è così. E la Giunta ha già preso formale impegno in giugno, anche se non è stato un atto, una delibera formale, ma un atto di indirizzo su via della rimembranza insieme ad altre opere. Sono stati fatti 2 incontri con la Consulta di Ruginello su questo tema, siamo arrivati con 6 proposte, quindi mi pare che su questo io penso di avere la coscienza a posto. Abbiamo fatto mettere in sicurezza, perché le carenze passate, non metto in dubbio, l'uscita del cimo di Ruginello, abbiamo sistemato la palestra della scuola Ungaretti, abbiamo fatto i nuovi colombari al cimitero, e forse non ne siete accorti, ma l'abbiamo fatto. È stato aperto un centro prelievi, non si merito mio in questo caso, ma sta comparendo di me l'intervento anche dell'assessore Rino, quindi mi pare che dentro la questione del Ruginello a me pareva, mi pare, che complessivamente ci saranno delle carenze, ma credo che abbiamo speso e investito più di 1 milione di euro in questo momento. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, volevo dare un dato: noi siamo passati dal 57% della differenziazione del 2009 al 65% dei primi 9 mesi del 2011, a conferma di quello che si diceva prima. Io ho sempre detto, ho sempre dichiarato dall'inizio, che il merito di questa roba qui va soprattutto ai nostri cittadini, alla legge Andreas, i comitati stampa, con le mie dichiarazioni, la prima cosa che ho detto è proprio questa qui. Noi questa roba abbiamo fatto delle scelte strutturali, ma passa attraverso un comportamento di tutta la cittadinanza che evidentemente ha seguito queste logiche. Per cui da questo punto di vista noi dobbiamo essere soddisfatti, insomma, di aver fatto questa roba, ma questi sono risultati dove bisogna sempre starci sul petto, perché è facile perdere, a mio avviso. Sulla questione delle scelte e dei problemi che ci sono in città, io dico che noi dobbiamo fare delle scelte, quindi alle volte, anzi direi sempre, dobbiamo renderci conto che non è che lunedì risolviamo i problemi di quelli che hanno i punti in marciapiedi e ci dimentichiamo tutti gli altri, al martedì risolviamo quelli che hanno i problemi nelle scuole e ci dimentichiamo del lunedì. Noi dobbiamo ogni giorno a settimana misurare le necessità, le risorse che abbiamo, e fare le nostre scelte di investimenti e di spese, pur avendo un piano complessivo dove è possibile fare, tenendo conto delle esigenze di tutti. Questo mi hanno insegnato e questo sto cercando di fare. L'ultima cosa come informativa per quanto riguarda il centro natatorio, noi abbiamo speso questi sei mesi, diciamo così, a capire com'era la situazione, a ragionare con i tecnici, non solo delle prospettive che si aprivano, per fare in maniera che, aggiungo finalmente, posso dirlo, noi si abbia la possibilità di sistemare non soltanto il centro natatorio, ma una volta per tutte, ma di aprire le possibilità diverse per sistemare anche gli altri impianti sportivi. Sto parlando di calcio, sto parlando di tennis e altre cose, il calcetto, una carezza che la sentiamo, e quindi questo era un po' negli obiettivi. Lunedì prossimo è convocata la consulta sportiva per parlare di questo argomento, e spero che lì si possano trovare con proposte le migliori soluzioni a quello che dobbiamo fare. L'ultima roba, se il Presidente me lo consente, ma sono andato un po' oltre, va bene, ammonito. La Bananina è un'opera tribolatissima, non so più dirlo adesso. Io so l'impegno che ho messo in questi anni per cercare di avere un rapporto costruttivo con l'amministrazione provinciale della provincia di Milano. Adesso il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando, e
la panina va finita. Noi completerà prima di Natale una delle rotonde, quella su Rio Santa Maria Nuova, sarà illuminata a LED. Insomma, mi dice, è più importante illuminare la rotonda di Via Santa Maria Mordora o chiudere i buchi delle strade? Io non so, dipende dalla situazione. Lì potrebbe essere un pericolo, perché è una rotonda nuova di 60 metri dove ci sono, e di così spenderemo 30-35 mila euro per fare. Volevo soltanto significare che non è che proprio si va proprio così a contorno, c'è un piano, con quelle difficoltà, e io sono qua anche per sentire le critiche, ma magari che cosa succede. Assessore, magari prima di partire con una brevissima comunicazione del dottor Padrone. Sì, solo una comunicazione. Volevo rinnovare la mia disponibilità con il consigliere Sartini, che è presidente della commissione, commissione servizi esterni, polizia e personale. Proprio come abbiamo fatto, si ricorderà, consigliere Sartini, quando ci siamo incontrati, abbiamo messo a disposizione un po' del nostro tempo, miei e dei miei collaboratori, per spiegare proprio la presentazione della delibera sulla riforma Brunetta. Ricorderà, quando siamo fatti una bella chiacchierata, un bel approfondimento. Io rinnovo a lei, esattamente come tutti gli altri consiglieri, la disponibilità del mio ufficio e dei miei collaboratori per poter spiegare in ogni situazione, ogni piccolo anfratto della vita del comune per quanto riguarda gli atti, perché mi rendo conto, soprattutto quando si è all'inizio di un'esperienza, che qualche volta estrapolare una voce può indurre a qualche errore. Io rinnovo questa mia disponibilità, lei, auspicando che lei voglia approfondire. Grazie. Grazie, dottor Mantaluno. Passiamo alle repliche. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Mascia. Solo due parole per rispondere al consigliere Andreoni. Forse non sono stata abbastanza chiara, però non volevo assolutamente dire che la situazione è idilliaca, al contrario, dico che la situazione è grave. Volevo semplicemente sottolineare che, come tra l'altro ha già anticipato l'assessore Fumagalli, per me è importante che in una situazione così grave l'amministrazione continui a mettere al centro la persona, tant'è vero che ho citato tra gli interventi lo spostamento all'interno di un centro di città di servizi che per me sono importanti per i cittadini e la riqualificazione dell'impianto sportivo che per quanto mi riguarda è molto importante perché costituisce un luogo di aggregazione dei giovani dove si espleta la maggior parte della vita della comunità. Grazie. Grazie consigliere Mascia. Prego, consigliere Sardina. Grazie Presidente. Parto da questo punto. Io accolgo molto volentieri l'invito sia del Sindaco che del Segretario. Riconosco come quando si manovrano questo genere di temi sia sempre in agguato la possibilità di scivolare in un errore di semplificazione eccessiva. Ho cercato infatti di mettere in luce alcune delle voci che indicavano quello che è l'azione che vorrei vedere fare, e tra queste, che vedo sono state poi riprese ampiamente nel dibattito, anche le azioni tese ad andare ad incidere su quelle spese che non sono strategiche. Quindi benissimo l'azione che ci permette di incamerare dei soldi per l'incremento della differenziata, e su questo non starei assolutamente a fare una questione di puntualizzazione sulla percentuale di merito tra cittadini e comuni. Io ritengo che l'azione della buona gestione del proprio territorio, inteso anche come gestione di tutte le risorse, e il rifiuto si trasforma in risorsa, come abbiamo sentito grazie all'iniziativa di Fumagalli, abbiamo avuto modo di vedere. La gestione delle risorse, dicevo, è in questo momento una partita in cui cittadini e comuni insieme sembrano vincere. Andare ad arroccarsi su è più merito mio, più merito suo, rischia solo di rompere questa sinergia, a mio avviso. Per quanto riguarda gli approfondimenti, credo che siano opportuni e auspicati da parte di tutti. Programmeremo una commissione, senz'altro, di nuovo, piuttosto che un incontro mio, che approfitterò della disponibilità del segretario e degli altri consiglieri che vorranno presentarle. Già ci stiamo muovendo per programmare una commissione sull'approfondimento del patto di stabilità, questo scellerato meccanismo a cui si fa risalire una modifica di regole del gioco a partita iniziata, che non ha tenuto conto ovviamente anche poi del giocatore più debole.
quella che era la mia indicazione era quella di stare attenti a dare segnali di grasso che ancora c'è, seppur in voci piccole e insignificanti, e che si sposta da qualche parte all'interno di questa barca magra, lasciando purtroppo le mammelle un po' lontane da queste piccole zone. Non quindi solo un'attenzione alla cifra, ma un'attenzione a quello che è l'elemento di trasparenza, di comunicazione, di compartecipazione con la cittadinanza, che sia sempre nella prospettiva dell'amministrazione comunale, per andare appunto verso quelle relazioni di mutua vittoria, di collaborazione con i cittadini. Prendo purtroppo a spunto una frase che ho sentito stasera nel giornale radio, che è stata attribuita a Monti, non la citerò sicuramente in maniera perfetta, ma il senso è questo: la situazione è grave, se non si compie questo passaggio le conseguenze saranno gravi per tutti. Lui faceva evidentemente riferimento a quello che si sta preparando sulla regolamentazione delle pensioni. In maniera un po' critica mi verrebbe da dire che questa frase si conclude così: se invece questo passaggio si compie le conseguenze saranno gravi, ma solo per qualcuno, quindi stiamo molto attenti a non fare di una emergenza un qualcosa che poi si scarica solamente su una parte. Questo, ripeto, è un'indicazione di guardia, credo che il mio ruolo in questo momento possa essere quello di cercare di spronare e giudicare l'azione dell'amministrazione, a fare sempre meglio nei riguardi di tutte quelle che sono le finalità proprie dell'istituzione comunale. Grazie. Grazie consigliere Santini. Prego consigliere Bravati. Io vorrei replicare per quanto riguarda un modale di tecnico. La mia replica era sulla la visione della centralità del cittadino rispetto proprio alla raccolta differenziata. Proprio i tempi che in questo comune fece l'assessore all'ecologia, l'obiettivo principale era quanto il cittadino, a fronte di un'azione che il comune mette in atto, quanto il cittadino ne guadagna. Questo era l'obiettivo, e non quanto il comune porta a casa. Detto questo, i famosi 55.000 euro di maggiore introito che il comune ha avuto ha sicuramente, come ha già ribadito anche il sindaco, ha avuto un impatto sul cittadino pesante. Io cito solo l'esperienza dove abitiamo due dei consiglieri di un assessore. Solo l'operazione per togliere i cassonetti da noi è costata 20.000 euro. Allora, se io replico questa operazione sul cittadino solo per la mia, dove abitiamo noi, la moltiplico sulle realtà di mercato, devo dire che per un guadagno del comune di 55.000 euro è costata alla cittadinanza una cifra veramente pesante. Quindi questo per dire che l'obiettivo è sicuramente quello di far pagare i conti, ma è anche quello di salvaguardare quello che il cittadino di fatto deve poi mettere a disposizione. Nella raccolta differenziata l'indice di gradimento o l'indicatore che veniva utilizzato qual era? Quanto il cittadino risparmia nella tassa di smaltimento rifiuti, ed era questo l'obiettivo. Quindi secondo me sarebbe importante ribaltare questo aspetto, non tanto quanto il comune incassa, ma quanto il cittadino risparmia. Grazie consigliere Brandati. Prego consigliere Fuori. Mi sono un po' astenuta nell'intervenire perché volevo stare attenta a restare in tema. Però ho visto che si è un po' divagato, per cui mi consente qualche divagazione, poi mi prenderò la grida dal presidente. Volevo richiamare qualche valutazione che è stata fatta. Ulteriormente io dico in positivo, in questo senso, perché in uno scenario economico che è già stato illustrato e lo sentiamo tutti i giorni e dovunque, così disastroso, mi sembra importante
pensare di fare delle valutazioni meno rigide di quanto potevamo permetterci di farle 10 anni fa, 15 anni fa. Cioè dobbiamo, ma questo lo dico in riferimento, penso a tutti i punti dell'ordine del giorno di questa sera, no? Cioè il dato, la capacità di flessibilità, di valutazione, di pensiero, che dovrebbe essere indotta anche nei cittadini, a fronte di una situazione così, dovrebbe portare a riconsiderare anche le scelte dell'amministrazione, che non devono essere riconducibili alla soddisfazione integrale di tutte le aspettative del cittadino, perché è una meta assolutamente difficile in una situazione meravigliosa, figuriamoci in questa situazione. Se in una situazione così disastrosa emerge, ma anche solamente guardando l'ordine del giorno di stasera, che la nostra amministrazione nel tempo passato è riuscita a fare delle scelte che hanno reso la situazione attuale capace di fronteggiare queste limitazioni e contenimenti economici, è vero sì, non di fronte al soddisfacimento di tutte le aspettative, però di fronte alle scelte prioritarie, come la tutela delle fasce deboli. Allora, tutta l'impalcatura che c'è dietro la scelta fatta nel tempo su offerta sociale va valutata sui 12 mesi o 6 mesi, su 18 mesi e non su tutta la tutela complessiva che fa sulle fasce deboli e su tutte delle strategie e delle metodologie di azione che implica una progettazione che non è miope, prendo le parole dell'assessore, e che fa delle scelte prioritarie sulle fasce deboli. Questa è una cosa. Poi vogliamo pensare alla raccolta differenziata, che è vero sì, 55.000 euro e così via, però ha degli obiettivi che vanno oltre il cassonetto, che vanno oltre, cioè questa cosa qui dovrebbe, si pensava fosse scontata nella consapevolezza del cittadino, che è una scelta che costa fatica quotidiana e anche soldi, cioè però è una scelta che si fa come cittadinanza e come amministrazione surrogata da una pianificazione datata, e ne raccogliamo anche gli evidenti risultati. Non so, il PAES, cioè tutte scelte che indicano che c'è una progettazione, una pianificazione proiettata nel tempo e che fa delle scelte a tutela, proprio a tutela del cittadino. È vero, l'edilizia scolastica è stata dilazionata nel tempo, non soppressa, non ci sono delle rinunce, c'è una dilazione nel tempo, nel piano triennale. Possiamo tollerare questa cosa? Cioè induciamo anche nel cittadino questa sorta di tolleranza sugli interventi, questo è un beneficio comune, così come il raggiungimento degli obiettivi che si erano dati da tutti i punti di vista e con una sorta di flessibilità e di rivisitazione raggiungono comunque obiettivi fondamentali. Cioè è questo che io penso sia l'impegno di tutti, maggioranza e minoranza, la responsabilità di essere maggioranza e minoranza in un decalogo della politica fondamentale, che vuol dire induciamo il cittadino a pensare che le aspettative non sono solo esigenze immediatamente soddisfatte, ma che forse nel tempo, con un impegno che il consigliere Nicolucci ha così ben esposto, potremmo insieme raggiungere. Grazie consigliere Torre. Sì, su quello che diceva adesso la consigliera qua, che si esprime sempre in modo molto pacato e riflessivo, solo un accenno. Si parla di analisi di bilancio in ambito di quota capitale di questo comune, rispetto alla lungimiranza di alcune scelte, questo lo lascio passare, lo lascio a libertà politica di giudizio. Noi abbiamo sempre espresso delle scelte, delle opinioni diverse da quelle che ha fatto la maggioranza che ormai da 15 anni governa questo comune.
continuiamo a avere delle opinioni diverse, perché alcune scelte appunto fatte in ambito di investimenti hanno condizionato e condizioneranno i bilanci del futuro, per cui vanno in sofferenza alcuni servizi come i servizi pubblici che da anni sono in sofferenza da questo punto di vista. Quindi ci sono degli investimenti fatti che hanno condizionato i bilanci e li condizioneranno ancora per tanti anni. Abbiamo sempre manifestato il nostro parere su questo e rimaniamo su questo distanti. Quindi non è che non è stata fatta una valutazione rispetto a ciò che è avvenuto negli anni scorsi, proprio per quello che è stato fatto abbiamo questa distanza che mi sembra comunque la palissiana, io